Non è il massimo, ma vedrai che ci rifaremo. Buongiorno, stavo giusto venendo da lei. Buongiorno, dottore. Ho delle ottime notizie. Sì? Domani la dimettiamo. Sta scherzando? Mai stato così serio. Le analisi danno la situazione assolutamente stabile. E questo è un ottimo segno. Perciò non vi è ragione che resti ancora in ospedale. Potrà continuare a curarsi tranquillamente a casa. Ma certo, dovrà venire a trovarci periodicamente per i controlli e per continuare il suo ciclo di fisioterapia. Ma le spiegherò tutto con calma. Questo è il mio giorno fortunato, allora. Se vuole avvisare i suoi familiari, potranno venire a prenderla già dalla mattina. No, 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 grazie. Avrei un'altra idea. Tu ce l'hai domani un'oretta da dedicarmi? Uh-huh. Potremmo organizzare una sorpresa. Giuliano, finalmente, ti stavo chiamando di nuovo. Ho sentito il tuo messaggio, che è successo? Ecco, vedi, forse quello di papà non è stato un incidente. Spiegati meglio, Elena, che vuoi dire? Hai presente la pistola, quella che è stata trovata in fondo al mare? Quella che vi hanno mostrato al consolato? Anita dice che probabilmente è stata Marina a portarla a bordo. E io le credo. E anche tu dovresti farlo, secondo me. Sì. Anita, sono Elena. Potresti venire un attimo in ufficio, per favore? Sì, arrivo. Il suo racconto ti convincerà. Io invece ho paura che questa storia stia diventando un'ossessione. Giuliano, stammi a sentire! Io e Anita vogliamo soltanto capire come sono andate veramente le cose su quella barca. È così, Giuliano. E vedrai che lo scopriremo. Ora sai tutto, Giuliano. Marina ti ha mentito. È stata lei a prendere quella pistola. Ed io andrò dalla Samoria e racconterò tutto. E che cosa otterrai? Marina negherà tutto e sarà la tua parola contro la sua. A chi pensi che darà ragione il PM? Giuliano, è vero, forse non ci sono i termini precisi per una regolare denuncia. Però per noi queste sono prove sufficienti per capire che Marina non ha detto la verità. Anche ammesso che Marina abbia preso quella pistola e l'abbia portata a bordo del Viola. Nessuno ci dice che l'abbia usata. D'accordo, d'accordo, può darsi che quella mattina Ettore e Marina abbiano litigato. Ma nessun giudice sarà mai disposto a credere che Marina sia partita con l'idea di sbarazzarsi di suo marito solo perché aveva una pistola con sé. Perché avrebbe dovuto farlo. Già, perché? Forse perché tu le hai offerto un ottimo movente. Elena mi ha detto tutto, Giuliano. So che prima di partire per la Grecia Marina ha voluto sapere di nostra madre. E immagino che tu l'abbia accontentata con piacere. Magari infiorettando ben bene il tuo racconto. Io solo ho detto la verità. Quale verità, Giuliano? Quale verità? La tua! Una verità che non hai mai dimostrato. Elena. Senti, Giuliano, noi vogliamo soltanto capire quello che è successo a papà. E basta. Penso che ne abbiamo il diritto, o no? Certo che ne avete il diritto. E se c'è un colpevole per la scomparsa di Ettore, bisogna assicurarla alla giustizia. Giustizia, Elena, non vendetta. Che belle parole, Giuliano, dette da te. Elena, forse è meglio lasciare stare perché con lui non si arriva a nulla. Ormai è chiaro da che parte sta. Io non sto da nessuna parte, Anita. Però lo sai che ti dico? Se devo scegliere una vittima tra Ettore e Marina, bene, non ho nessun dubbio in merito. Giuliano. Mi spiace, Elena, ma è così. Almeno Marina è viva.
Mia madre è stata meno fortunata. Bene. Ora siamo sole. E ce la dobbiamo cavare senza l'aiuto di nessuno. Non ce la faremo mai. Anche se andassimo al PM a raccontare tutto, non ci crederebbe. Non ti sbagli, Elena. Io non sono mai stata così convinta della colpevolezza di Marina. Ma come? Devi dirmi come, non abbiamo le prove. Per il momento no. Che fai? Pronto. Sono Anita Ferri, sì. Avrei un lavoro molto urgente per lei. Si faccia viva appena sente il messaggio. Grazie, arrivederci. Ingaggio un investigatore. Ultimamente Marina ha ricevuto delle telefonate molto strane. Io sono sicura che nasconde qualcosa. E che questo qualcosa ha a che fare con la scomparsa di papà. Lo so, Elena. Ma stai tranquilla che questa volta ce la faremo anche senza l'aiuto di Giuliano. Hai ragione. Non dobbiamo arrenderci. Dobbiamo farlo per papà. So che mio padre si fidava molto di lei. La stimava. Grazie. Anch'io ho un ottimo ricordo del dottor Ferri. E mi dispiace molto per la sua scomparsa. Io l'ho chiamata qua per questo. Vede, io sono quasi sicura che l'attuale moglie di mio padre, la signora Kröger, sia responsabile di quanto è accaduto. Perché sospetta di lei? Perché purtroppo la conosco bene. È una donna senza scrupoli, capace di tutto. E poi... Poi? Ho motivo di pensare che la pistola ritrovata in fondo al mare, pistola che apparteneva a mio padre, in realtà sia stata portata in barca proprio dalla signora Kröger. Ne ha le prove? No, se le avessi non l'avrei chiamata. Voglio che segua ogni suo spostamento, intercetti ogni sua telefonata. Prima o poi si tradirà e capiremo che cosa è successo davvero su quella barca. Bene, però avrà bisogno di entrare in casa sua per fare le intercettazioni ambientali. Ho pensato anche a questo. Ho parlato con la signora Agnese e la nostra governante. Sa che a giorni dovrebbe arrivare un tecnico della compagnia telefonica. Non ci saranno problemi. Scusatemi, non volevo disturbare. Vieni, Ivan. Il signor Pardi stava andando. La prego di farmi sapere il suo orario. Benissimo. Arrivederci, signorina Ferri. Arrivederci. Avrà la mia notizia più presto. Ci conto. Buongiorno. Arrivederci. Chi era quell'uomo? Una faccia che mi sembra aver già visto. Infatti è un consulente del settore commerciale. Che volevi, Ivan? E niente, sono stato al pubblico ministero. Mi hanno fatto un sacco di domande. Ci devo andare anch'io. Ma tanto è inutile, che vado a fare? Continuano ad indagare nella direzione sbagliata. E quale sarebbe la direzione giusta? Marina? Sì. Marina, sì. Io non starò zitta, Ivan. Non me ne importa nulla se non ho ancora le prove. Dirò alla Samori tutto quello che penso a proposito della scomparsa di papà e elencherò i miei sospetti uno per uno. Ancora un istante, il dottore arriva subito. Allora? È pronto per tornare a casa? Sì. Ma il commissario Bettini dovrebbe essere qui ai momenti. Bene. Noi ci rivedremo per i controlli. Nel frattempo, cerchi di stare sereno con la sua famiglia. Grazie, dottore. Io non voglio pensare a quello che sarebbe potuto succedere se lei non avesse continuato a spronarmi o se mi avesse abbandonato il mio destino. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Ed è questo che conta, no? Sì, ma io non so comunque come sdebitarmi. Lo ha già fatto. Sono i casi come il suo che mi danno la forza e il coraggio di andare avanti. Mi raccomando con la fisioterapia, eh? Non deve mollare. No. Voglio tornare a fare tutto quello che facevo prima.
lei, signora Ferri? Mi ascolti? No, ascolti lei. Mi sembrava di essere stato chiaro. Doveva versare sul mio conto il primo bonifico. E questo non è ancora avvenuto. Sì, magari se mi lascia parlare le posso spiegare qualche cosa. Ho parlato proprio oggi con il direttore della mia banca, il quale mi ha spiegato che trattandosi di una grossa cifra, ha dovuto ritardare il bonifico. Comunque, mi ha anche assicurato che farà del tutto perché la cosa vada a buon fine. Beh, lo spero per lei. Perché questi negativi valgono molti soldi. E se lei non è più interessata, sarò costretto a cercare qualche altro compratore. Con tutte le conseguenze del caso. No, lei li deve dare a me. Facciamo una cosa, guardi, le assicuro che tra 24 ore lei avrà tutto. Chiaro? E va bene, le concedo le 24 ore, ma non un minuto di più. Sì, siamo intesi allora. Bene, ci sentiamo presto allora. Ci può scommettere, signora. Agnese, io gradirei molto che lei bussasse alla porta prima di entrare nelle stanze. Credo che sia una consuetudine in questa casa della servitù, o no? Signora, mi scusi, c'è il tecnico della compagnia dei telefoni. Deve fare dei controlli. E poi io credevo che lei stesse uscendo. Ma infatti è così. Ma questo non l'autorizza affatto a mancare delle più elementari regole della buona educazione, Agnese. Chiaro? Muore oggi la signora, Senta, questa stanza ci sono due prese, una lì e una laggiù. Poi ci sono quelle dello studio e della biblioteca. Quando ha finito gliele mostro. E qui c'è il telefono. Benissimo. Se ha bisogno di me mi chiami, sono in cucina. Certo, vada tranquilla signora. Oh, Stefania. Dove diavolo eri? Non mi importa niente se avevi da fare. Quando trovi il mio messaggio mi devi richiamare subito, capito? Comunque, adesso a Laura ci penso io. Ma evidentemente sei stata troppo tenera. O forse non hai spiegato bene come stanno le cose. Sì, sono a 100 vetrine, sto andando alla sua boutique. Non ti preoccupare. So benissimo come trattare questa faccenda. Tu comunque, d'ora in poi non stai fuori, va bene? Ecco qua. Grazie. Michela, puoi mettere a posto tu le nuove cose? Certo, signora. Grazie. Arrivederci, signora. Arrivederci. Vabbè. Ciao, Laura. Non sei contenta di vedermi? Dovrei. Beh, sono un amico. Almeno speravo di esserlo. Comunque scusami se sono venuto qui in negozio, ma visto che è l'unico modo per parlarti. Lo so, non mi sono più fatta sentire, non ho risposto ai tuoi messaggi, però ho cose più importanti alle quali pensare. Sì, Stefania me l'ha detto che stai passando un periodo difficile. Ah, perché Stefania ti tiene al corrente della mia vita? Noi siamo un po' una grande famiglia, non credi? Dovresti saperlo. Allora, mettiamo bene le cose chiaro. Io non faccio parte di questa grande famiglia, come dici tu. Non ne voglio sapere. Intesi? Questo tono mi dispiace molto, Laura. Pensavo ci fosse un altro tipo di rapporto fra di noi. Senti, non è nulla di personale. Voglio stare semplicemente per i fatti miei. E poi ho da fare, come vedi. Forse non mi sono spiegato molto bene. Adesso io e te usciamo di qui e andiamo a farci una bella chiacchierata. D'accordo? Michela. Puoi occuparti tu della cliente? Certo, devo uscire un attimo. Brava. Allora, mettere ancora funghi?